Colgo un'abominevole eh, mappa che ha mostrato il tg 1 l'altro giorno per parlarvi un po' della differenza fra sunniti e sciiti. Anche se in questo brevissimo video mi concentrerò soprattutto sugli sciiti, che sono, diciamo, la vera cosa diversa. Proprio perché i sunniti, così lo diciamo fin da subito, sono la stragrande maggior parte dei musulmani che voi conoscete. L'85% circa nel mondo sono sunniti e quindi andiamo a concentrarci sugli sciiti, che sono per essere chiari quelli che sono in Iran, in Libano e in Iraq, oltre che anche in altri posti. Eh, la differenza fra queste due eh, forme religiose, fra queste due correnti dell'Islam, nasce con la morte del profeta. Con la morte del profeta c'era il suo genero. Ali, che era anche il suo cognato, che ad un certo punto praticamente doveva, secondo alcuni, succedere alla, al trono, al, doveva succedere al comando della umma, quindi alla comunità islamica, e invece, per tutta una serie di motivi che vi spiegherò uh, in un altro video: non, non diventa lui il califfo, ma diventa Abu Bakr, che era uno, è stato il primo uomo a convertirsi all'Islam, eh, è stato il pr primo uomo a convertirsi all'Islam. Poi, ad un certo punto, dopo diversi eh, califfi, finalmente il turno di Eri. Che però eh, capita in un momento nel quale c'erano moltissimi problemi da un punto di vista proprio di eh, successione al trono, tantissime divisioni interne. E quindi, per essere chiari, viene ucciso da un'altra setta un po' particolare che si chiamano Harigiti, di cui però non vi parlerò oppure vi parlerò in un altro video a parte. È una cosa un po' complicata, anche soltanto trovare del materiale. Detto ciò. Uh, passiamo oltre, praticamente la morte di Ali naturalmente fece sì che ci fossero alcuni, come già prima diciamo, già prima c'erano alcuni che sostenevano che dovesse succedere Ali eh, al profeta Muhammad e poi ancora di più naturalmente con la sua morte. Ciò si aqui ulteriormente nel momento in cui anche il figlio di Ali non si capisce come morì, forse venne ucciso, forse invece... Mh, diciamo, morì di morte naturale, fatto sta che morì e l'ultimo, diciamo, suo discendente eh, era appunto eh, Hussein, che è ricordato come una delle figure più importanti in tutto il mondo sciita e che attraverso la sua morte nella battaglia di Karbala, nella quale i sunniti per essere chiari vollero definitivamente eliminare gli sciiti, eh, morì e tra l'altro appunto detto battaglia definitiva anche se eh, va detto che L'esercito di Hussein era di circa 70 persone, comprese donne, bambini, eccetera, mentre quello dei sunniti, di quali io faccio parte per essere chiari, invece era composto da un 4000. Sembra. Detto ciò, con la sua morte nacque definitivamente il, eh, il mondo uscita, diciamo così, che è una corrente che appunto ritiene originariamente che dovesse essere Ali a succedere al comando. Adesso arriviamo. Avanti arriveremo anche ai motivi diciamo teologici che ci sono legati, quindi legati alla fede. Detto ciò: eh, lo scismo quindi nacque definitivamente da lì, il mondo è uscita. Eh, questa corrente nacque definitivamente con la, con la battaglia di Karbala nel 680, e da lì in poi in realtà si diffuse soprattutto in Iraq, dove eh, Venne anche trovata più avanti la tomba di Ali che venne nascosta appunto per evitare che la profanassero a Najaf, che è una città dell'Iraq, e appunto anche a Karbala, che è un'altra città dell'Iraq, che da un semplice sito di guerra si trasformò in uno dei luoghi comunque più importanti per il culto sciita. Alcuni di questi sopravvissero anche in Libano, ma altri diciamo eh, si diffusero anche in Tunisia. Questo perché tantissimi anni dopo, intorno al Novecento, alcuni parenti, diciamo, rimasti in vita di Hussein e di Ali e di tutta la sua stirpe, andarono in Tunisia e formarono la dinastia fatimide, che è considerata una delle più importanti nella storia dell'Islam, probabilmente anche quella che appare in Vikings, anche se onestamente non sono andato troppo ad indagare. Detto ciò, con Saladino questa dinastia finisce e l'ultima vera grande e importante dinastia... Eh, scita sono i Safavidi, anche se poi appunto ce ne saranno anche altre di grandi dinastie, ma i Safavidi sono molto importanti perché sono loro che di fatto fanno convertire a questa corrente tutto il mondo persiano. Perché prima al contrario di come oggi la Persia, l'Iran erano sunnite, poi con l'arrivo di questi Safavidi all'incirca nel 1500 lì cambia tutto e l'Iran invece diventa il centro del mondo sciita, tanto da attirare anche gente appunto dal Libano o dall'Iraq. Detto ciò, cosa cambia fra queste due correnti religiose? Allora, sostanzialmente la differenza maggiore è legata all'importanza che ha l'Imam all'interno del mondo sunnita o del mondo sciita. Per essere chiari, all'interno del mondo sunnita tu devi seguire il comportamento di Muhammad, quindi tu devi comportarti come lui, devi... Diciamo tentare di emularne l'esempio, però sei libero, cioè non è che devi per forza seguire quello che ti dice l'imam, mentre all'interno del mondo uscita l'imam ha molta più importanza e anche i profeti, ad esempio, sono infallibili. Quindi, per dire Muhammad non può mai aver commesso niente di male all'interno del mondo uscita, mentre all'interno del mondo sunnita lui può essere un profeta e quindi comportarsi perfettamente da un punto di vista religioso, e poi, non so, cioè se avesse fatto qualcosa non sarebbe un problema. Ecco, e questo vale per tutti i profeti, quindi anche per Abramo, per Gesù, per Mosè e tutto, che sono tutti profeti anche dell'Islam, questo anche nel mondo uscita. L'unica differenza è che appunto Ali viene considerato un profeta, cosa che non è nell'Islam, dove è semplicemente un compagno del profeta Muhammad, ma lui non lo è, lui non è un profeta nell'Islam eh, sunnita, e ha tutta una serie di eh, derivati di questa cosa quindi ad esempio tutti i discendenti di Muhammad secondo gli sciiti hanno tutta una serie di caratteristiche speciali cosa che invece nell'islam sunnita non è nell'islam sunnita ognuno diciamo vale per sé ognuno vale per quello che fa ognuno cioè, non conta il sangue ecco ognuno vale per sé detto ciò queste sono più o meno le differenze e i centri più importanti del mondo uscita sono eh, il Libano dove infatti c'è anche Hezbollah e tra l'altro è una presenza storica il Libano, poi non Hezbollah, il mondo sciita volevo dire naturalmente, poi l'Iraq, poi anche l'Iran che è il centro assoluto, ma anche l'Azerbaigian, per esempio sono uh, sciiti, anche in alcune parti del Pakistan, se non mi sbaglio anche se non ci giurerei, ma sicuramente in alcune parti dell'Afghanistan, tipo i eh, Hazara che è una particolare etnia, sono sciiti. Questo era un breve riassunto, spero di essere stato comunque efficace. In un prossimo video, se volete, andrò un po' più nel dettaglio per gli addetti ai lavori, cioè quelli che quantomeno questo pezzo già sapevano, già più o meno conoscevano. Se ho sbagliato, naturalmente, magari voi siete usciti e ho detto qualcosa di incorretto, fatemelo sapere, ci mancherebbe altro. E, e niente, vi aspetto alla prossima. Uh, ho visto diversi spunti molto interessanti che vi porterò molto volentieri questa settimana. Più avanti non so bene come sarà la frequenza di video, può essere che non escano tutti i giorni, però stiamo a vedere. Sicuramente alle 12 di domani esce il nuovo video di aggiornamento per quello che succederà da qui a domani in Iraq e che vede appunto coinvolti Stati Uniti e Iran. Alla prossima!